996, 997, 998, 999. Benvenuti al Toto Show. Cosa faremo oggi? Come avrete detto dal titolo, oggi faremo 1000 piegamenti nel minor tempo possibile. Semplice, no? Perché faccio questa sfida? Come sempre, perché mi va. E poi perché c'è anche un altro motivo, ma lo spiegherò dopo. Possiamo partire. È tutto pronto per iniziare. Ci siamo. Come ho detto, appunto, non sarà una sfida di tempo, ma bensì abbiamo un obiettivo da raggiungere, quindi potrebbe essere la prima sfida vinta nel canale. Perché sì, non ho vinto una sfida che io abbia mai provato a fare. Io ho provato a fare sul canale. Se non l'avete vista, andate a vederle. Bene, possiamo iniziare. Quindi, iniziamo col timer. Pronti? 3, 2, 1. Partenza! Partiamo. Siamo a 100 in 10 minuti, quindi siamo un decimo. 10 minuti. Facendo due calcoli, quindi ci metteremo 100 minuti. Non è un buon affare. 10 al minuto, sono poco. Molto poco. Comunque, adesso devo vedere il motivo per cui sto facendo questa sfida. Cioè, l'ho fatto per il fatto che mi vada di farla, anche se non so il perché. Inizialmente ho detto, vabbè, sfido Goku e Vegeta, che si vedono sempre che fanno migliaia di piegamenti. Solo che inizialmente no, convinto che ne facessero boh 5-6 mila, quindi ho detto, vabbè, mi metto un po' di ore, ce la posso fare. E invece no, riguardo bene i filmati, arrivavano un po' 100 mila, e non ho una settimana da buttare facendo piegamenti. Sì, una settimana se mi va bene. Quindi mi sono detto, iniziamo da 1000 e poi vediamo. Magari a fine video mettiamo un tot di like, cosa che non ho mai fatto, però posso incominciare a inserire, anche se non è una buona idea visto che il canale sta andando bene. Però proviamo a inserire un tot di like per fare la seconda sfida, che sarà nel 2000. Sempre se riuscirò a farne 1000, ma credo nei sogni, credo nei miei obiettivi. E questa è una sfida stupida, se non riesco a fare questa dovrei smettere di fare sfide. Comunque, mi sono dilungato anche un po' troppo. Possiamo continuare. Beh, andiamo oltre i 100. Beh, penso che non parlerò per un po' e ci vedremo adesso alle 300, sennò il video diventa di 6 anni. E noi non lo vogliamo, quindi ora vedrete tantissimi piegamenti. Però da contare, ma saranno giusti perché sono tutti segnati qua. Non si scappa.
Ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati. Cioè, ce l'abbiamo fatta tra virgolette, siamo arrivati a 300 piegamenti. 300 piegamenti in 35 minuti. Vabbè, fidatevi. Comunque, sono stanco, molto stanco. E siamo nemmeno a metà. La prima meta. Vabbè, forza e coraggio, possiamo farcela. Però dobbiamo alleggerirci un po'. Mi ricordavo che fossero più semplici i piegamenti, cioè farne tanti. In quella pena. Festiamo allora. Beh, continuiamo questa sfida. Beh signori, siamo... Non l'ho mai dato, vabbè, siamo a 500 in 69 minuti. Pessimo risultato. Però siamo a metà. Possiamo vincere, battere questa sfida. Forse siamo a metà. Devo fare un'altra ora così, con meno energie. Ma noi ce la faremo. Motto verso l'obiettivo. Dobbiamo farcela. Cioè, devo farcela. Devo farcela. Oh. La musica, non bisogna mischiarla. Bene, siamo a 700 piegamenti. Tempo 1 ora e 41 minuti. Quindi esattamente 102 minuti. Purtroppo, secondo i miei calcoli avrei dovuto già finire. Cioè avrei dovuto aver già finito. E invece no. Invece no, invece no, invece ne mancano ancora 300. Vabbè, era da aspettarsi. Era da aspettarsi, sarebbero calate le energie, eccetera, eccetera. Ringrazio chi mi ha messo una pulce nell'orecchio sul fatto di... Ah, perché partire subito a 5.000? Partiamo da 1.000, poi se raggiungeremo il like che diremo a fine video, faremo 2.000, 3.000, 5.000, 4.000, 5.000 e così via. Se avessi iniziato a 5.000 avrei dovuto superarmi il video dopo, quindi superare i 5.000 e sto morendo con 1.000. Ora partiamo, perché sennò
La finiamo domani e sono già alle 8:30. Arriveremo a 1000, sarà una grande soddisfazione. Penso. Però no, abbiamo vinto una sfida, se arriviamo a 1000. Ah, siamo arrivati alle 800 reps, possiamo scriverlo. Metti a fuoco questa volta, vai, scelgo te, fuoco. Bravo, bravo, forse bravo. Comunque, 800 reps in 1 ora e 55 minuti. Quasi 2 ore, pessimo risultato. Però, stiamo arrivando, meno 200 al nostro obiettivo, perché il nostro obiettivo non era di tempo, ma di ripetizioni, anche se stando male, secondo i miei piani che erano già catastrofici, stando peggio, quindi male, ma non fa niente. Ora riposeremo un minutino, manca un minutino, e possiamo ripartire con le reps. Nel mentre saluto Pegaso, ciao Pegaso, l'eroe nazionale. Pegaso, il pesce volante. Recupera il video se non l'hai visto. Sempre se sei arrivato sin qui. Se è così, sei un grande. Però diventa ancora più grande arrivando sino alla fine. Andiamo, non è passato un minuto, però. Ora sì. Bene. Opa. Sfanghiamo anche le 800. Ok, penso di essere quasi arrivato al limite. 900 piegamenti raggiunti. Meno 100 all'obiettivo. Ci siamo quasi. Non mi sento più le spalle, non mi sento più i polsi, le ginocchia e le mani. Le mani, forse la cosa peggiore insieme alle ginocchia. Per dire, eh? No, no, ma... fare piegamenti non crea danni alle mani, no, cioè non danno, cioè, no, fare come me che sono un coglione che ne fa 1000 così a caso o più, cioè, ovviamente non fa male, sono io scemo. Beh, dopo questa stupida frase detta a caso, possiamo sfangare le 900 e partire verso le 1000. Comunque, ricordatevi, sto per ricordarvi, piccola parentesi, per riposare un altro po', ogni mercoledì alle 15, comunque giù di lì, video inerente al fitness. Ogni venerdì video nerd, quindi anime, videogiochi, tutta roba del genere. E la domenica video a caso. Tutto quello che mi passa nella mente ci butto la domenica e qualche lunedì. Cioè, qualunque cosa. Io continuo, sfango le 900, arriviamo a 1000 e andiamo ai saluti. Perché... sempre se non mi rompo la spalla prima o qualcosa. Avremo sfangato la prima challenge del canale. Vuol dire che tutto può succedere. No. Oh. 1, 2, 3, via audio. Yeah.
Beh, siamo arrivati a... ...990 piegamenti. Ne mancano 10 e ci siamo. 10 e la sfanghiamo. 10 e avremo vinto. 10 e potrò andare a fare colazione. 10 e niente, facciamo stega nei 10 piegamenti. Dai. È giunto il momento di sfangare la prima challenge. E ora. Ci siamo! Piegamenti in, ora vedremo, esattamente 2 ore e 30 minuti. Eccolo qua, trasparenti come l'acqua, anche se insomma un giorno disse che l'acqua è blu. Forse la taglio questa, non lo so. Comunque spero che il video vi sia piaciuto. Bene, quando faremo le 2000 reps, le faremo al raggiungimento di 200 like. Quindi, forse mai, forse subito, dipende. Magari YouTube si decide a mandarmi nelle feed. E quindi dovrò fare subito la sfida distruttiva del doppio di queste. Non penso. Quindi magari passerò un po' di tempo per doverla fare. E magari riuscirò ad allenarmi sui piegamenti e tornare in forma pure su questi esercizi. Quindi nulla, se vi è piaciuto questo video spero che lasciate un mi piace, se non siete iscritti iscrivetevi al canale perché mi dareste un grandissimo sostegno, e ringrazio per il supporto per chi l'ha già fatto o chi lo farà. Un commento per dirmi cosa pensate della sfida, qualunque cosa, anche anzi scrivetemi ciao nei commenti, ciao, un bel saluto. E nulla, ripeto, se vi è piaciuto condividete questo video col mondo. In realtà, sia che vi sia piaciuto, sia che non vi sia piaciuto, ci vediamo presto, è da Totto, passo e chiudo.